Papa Innocenzo IV, dopo alcuni mesi di dimora a Genova, giunse nel 1244 a Lione, dove indette un incontro segreto con i suoi quattro cardinali fidati. Il pontefice voleva che il re Federico II liberasse i prigionieri cristiani, restituisse tutti i beni a lui sottratti e che accettasse di sottomettersi al volere della Chiesa. Ma per il re accettarli significava rinunciare al prestigio della sua monarchia. Sebbene i punti di vista delle due parti fossero inconciliabili, le trattative continuarono, ma nonostante ciò, Innocenzo IV non si astenne dal commettere azioni ostili nei riguardi dell'imperatore per procurarsi libertà d'azione e sicurezza assoluta. Per riuscire nel suo intento, propose una scomunica definitiva nei confronti di Federico. Tramite un francescano, chiese ai suoi concittadini di aiutarlo a disconoscere la figura del sovrano e ad allearsi con la Santa Sede. Nella pergamena si leggeva: la Santa Sede vi perdona, vedendo il terrore che si è impadronito del vostro cuore. Cercate il modo per poter rompere le catene della schiavitù e far fiorire nel vostro comune la libertà e la pace. Si sparga tra le nazioni la voce che il vostro regno, con l'aiuto della Divina Provvidenza, può favorire numerosi vantaggi, tra cui una stabile libertà. Alla congiura parteciparono alcune delle famiglie più prestigiose e potenti dell'Italia meridionale, tra cui quella di Giovanni da Presenzano. Nel 1245 un secondo concilio fu indetto all'interno del monastero di San Giusto e vi parteciparono i vescovi, il papa e alcuni legati imperiali, tra cui Pier delle Vigne e Taddeo di Sessa. Nel discorso inaugurale, Innocenzo IV dichiarò che da alcuni dolori egli era afflitto, ma in particolar modo dall'ostilità alla Chiesa di Federico II. Federico II ha stretto patti con i saraceni. Menzogne! Formando la città di Lucera, commerciando con i musulmani. Il commercio con i musulmani è meno censurabile della tolleranza accordata a Roma. E non dimentichiamoci delle promesse fatte da Sua Santità e non mantenute. Federico II è nemico della Chiesa. Menzogne! Codeste sono menzogne! Giovanni, angosciato da quanto udito, decise di rivelare il complotto del Papa al suo fedele amico Riccardo Sanseverino. Riccardo! Riccardo, dove sei? Riccardo! Riccardo, Riccardo! C'è una congiura contro il re. Una congiura contro il re? Da parte di chi? Da parte del Papa e i suoi amici fidati. Maledetti!
Pier delle Vigne si recò al Castel del Monte, dimora dell'imperatore, per comunicargli il mancato appoggio delle famiglie nobiliari alla sua proposta di alleanza. Re Federico! Riccardo, lasciatelo passare! Re Federico, presto, non c'è tempo da perdere. C'è una congiura contro di voi. Una congiura contro di me? Da parte di chi? Da parte di Papa Innocenzo, con i suoi amici fidati. Fasanella, Imorra, Bartolomeo D'Arige, Ruggero da Bisaccio, Giovanni Capece, Francesco, Gisulfo de Magna, Lieboli, anche Tommaso Saponara e la mia famiglia. San Severino. È previsto per domani. Cavalieri! Riccardo, chi è il capo dei congiuranti? Il principe. Il principe Tebaldo Francesco. Cane vile! Prendete il principe Tebaldo Francesco, mutilatelo, accecatelo e trascinatelo per tutti i climi della terra. Di città in città, di re in re, di principe in principe, perché tutto l'orbe possa vedere il volto di tale mostro. Mio re, Bernardo Orlando Rossi, è fuggito a Parma insieme ad un gruppo di cavalieri, sostenitori del Papa. Da tempo sospetto che Papa Innocenzo IV stia tramando qualcosa contro di me. E con questa notizia mi pare ovvio che vuole la mia eliminazione fisica. Eccoti, mio scrivano. Vieni avanti. Scrivi. Chiamiamo a testimonio lo giudice supremo, che non senza vergogna abbiamo ciò palesato, perché non avremmo mai voluto vedere e sentire attestato simile delitto. Non avremmo mai pensato che i nostri amici, il pontefice, volessero per noi una così cruda morte. Guarda! Lungi guarda! Per sempre tanta abominazione. Torno no, subito. No, non andare. Non andare. Non mi vedranno. No, non andare. No, no, preghiamo il Dio che non la vedano. Non abbiamo mai voluto acconsentire alla sua morte. Zitte, zitte, zitte. Limitandoci a confutare le ingiurie e a difenderci dagli altri attentati con la giustizia e non con le vendette. Cavalieri,
Non dobbiamo avere nessuna pietà per i traditori. Pagheranno con la vita tali affronti. Guardie, chiamate i rinforzi, catturatele e vendetele come schiave. Fermatevi! Uomini, portate nelle segrete del castello questi infami. Le vostre donne verranno vendute come schiave. No! No! Riccardo, ti sono immensamente grato per avermi avvisato in tempo. Sei stato fedele al tuo re, andando contro i tuoi stessi parenti, i San Severino. Io, Federico II di Svevia, ti sono immensamente debitore. Il re fu così immensamente grato da donare in sposa il fiore più prezioso che possedeva, sua figlia Violante. Offerse il suo castello come luogo per celebrare le nozze, come segno di riconoscenza verso Riccardo, che gli era stato fedele. Hic coram Deo et populo convenuti, ut vos matrimonio coniugantis, et amor veste accipiat Domini nostri Iesu Christi. Benedictionem ac mater nostre Romane Ecclesia, signum vocatis estis. Gratia Domini Iesu Christi, et caritas Deo, et communicatio Sancti Spiritus, signum vocatis estis. Et cum spiritum tua.
Vistu, Riccardo, di San Severino, ac puelam, secondum Santa Romana Ecclesia Ritum, uxorem ducere. Volo. Vistu, Violante, desposa Virgo Riccardo, secondum Santa Romana Ecclesia Ritum, uxorem nubere. Volo. Ego coniugo vossi in matrimonio, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.